Oh! Acer, un canale di videogiochi, guarda! Ragazzi, andiamo via da qui, non è un posto sicuro questo qui. Spostiamoci a commentare. Bene ragazzi, questo sembra un posto tranquillo dove commentare le foto. Sono entrambe scattate a Roma ed essendo due posti molto conosciuti e affollati ho cercato di rendere la foto il meno banale possibile. Beh, che dire ragazzi, sta foto è veramente con una post-produzione originale, come dice nella mail, perché è molto particolare questo effetto 3D, no? Andando a scomporre i canali del rosso e del ciano, viene questo effetto un po' paranormale, non saprei, no? Poi essendo un mattatoio diventa una situazione un po' angosciante secondo me, eh? Però anche il taglio della foto fa sì che sia geometrica, simmetrica. È veramente interessante la decisione della post-produzione di fare bianco e nero e poi andare a sovrapporre l'immagine un po' mossa, un po' sdoppiata con questi colori qui. Passando a quest'altro scatto, fa sempre parte della stessa serie e diventa quasi più che fotografia, mi sembra di andare a finire più nell'illustrazione, nella grafica, no? Perché sono cose disegnate, sembrano geometriche. Prima tutte linee, poi ora cerchi con queste trame, diventa una roba strana, una roba che ci fa un po' viaggiare sopra secondo me, no? Mi rimandano più al disegno che alla fotografia, che ti dà quel tocco personale, ti contraddistingue insomma. È una fotografia che non è che ti passa di mente così, la fotografia ti rimane impressa secondo me. Passando agli scatti successivi ragazzi, questo scatto qui, uno scatto di un animale domestico, come dico sempre nei miei video, gli animali domestici io cercherei sempre di evitarli, perché il gattino, per quanto possa essere carino, cuccioloso eccetera, però ormai è diventato un cliché, è diventato un po' abusato, cioè a meno che uno non riesca a trovare davvero una situazione, una composizione originale, super particolare, che è molto difficile con un gatto, però ecco, c'è chi ci riesce, ad esempio con i cani, l'ho viste le foto molto originali, no? Ecco però, questo scatto qui del gatto, insomma, la luce è c'è una bella luce, sembra tipo illuminato di luce propria. Passando a quest'altro scatto invece, mi rimangio ciò che ho detto e dico invece che questo scatto è molto più personale secondo me. Una bella situazione, una bella composizione, belle luci, queste lucine un po' natalizie a me fanno sempre sta bene, fanno sempre rilassare, mi danno sempre un'atmosfera accogliente, no? Quindi mi rimanda a cose piacevoli, cose rilassanti, quindi mi piace. Mi ricorda un po' un fotografo che seguo su Instagram, ecco. Guardate queste foto qui, mi ricorda un po' il suo stile, però mi piace veramente come è illuminato il volto. Anche a livello compositivo niente da dire, magari avrei tagliato un pochettino meno il collo che forse è un po' strozzato. Passando allo scatto successivo, anche qui ci si ritrova sempre con le luci, però qui allora una cosa che mi cade l'occhio è dietro di lei, vedo una figura nera, non mi fa stare tanto bene, cioè non crea contrasto, invece poi c'è la luce dietro che crea contrasto col cappello nero, però allora avrei evitato quella cosa nera dietro che va un po' a coprire il gioco anche tra il verde e il rosso, che sono colori complementari quindi stanno bene. Mi piace la scelta, l'idea di giocare con queste lucine qui, ogni tanto lo faccio anch'io, l'ho fatto anch'io. Bene ragazzi, spostiamoci un po' che fa piacere camminare un pochino. Possiamo continuare a commentare le foto di oggi. Vedo che hai commentato. Eh sì, certo, io continuo a commentare. Sei stato abile nel commento. Ma tu pensavi davvero di avere successo nel commentare le fotografie di altre persone? Eh certo, ho commentato anche oggi. Io continuerò sempre a commentare, indipendentemente da voi haters del cazzo, ok? Tu e il tuo capo degli haters. E che cosa credi? Che il dio degli haters non ti stia a guardare quello che fai tutti i giorni? Hai commentato bene quest'oggi, ma non illuderti che commenterai ancora per molto. La tua faccia non resterà pertanto in circolazione su questo tubo. Non c'è niente che possa fermarmi. Commentare le foto di ragazzi è una cosa molto importante. Adesso basta, vai via, via da qui. Lasciami commentare in pace. Non me ne frego una sega di quello che dice il tuo capo, il tuo dio, il dio degli haters. Questo ti fa onore, Walter Quiet, detto il commentatore. Io tornerò, il tuo canale non ha più vita, sarà presto chiuso. La tua faccia sparirà dal tubo. È una promessa.